Professore, buongiorno, parecchio tempo che ci vediamo. Oh, per carità, niente caffè oggi, no. Ma ho provato un'altra mescola, sì, ho preso caffè arabica delle isole Faroe, ma fa schifo lo stesso. Come? Sì, miscela arabica delle isole Faroe. Lei dice che nelle isole Faroe non fanno il caffè. Ma non sono quelle... qui mi hanno fregato. Lei sta dicendo che mi hanno fregato, che non può esserci un caffè delle isole Faroe. Chissà da dove veniva quel caffè. Vedremo. Vabbè, intanto cambierò di nuovo. Che sto facendo? Mi sto preparando per la trasmissione di stasera. Questo è un Radio Vega transistor. Sì, usiamo questo, sì, per la trasmissione di stasera. Lo devo fare a casa, ognuno con gli strumenti che ha, io userò questo Radio Vega. Sì, va un po'... Sì, non riesco a farlo partire. Lei, di che cosa è, professore, lei? Scienza delle particelle, quello che capirà più di me, no. Ma mi può aiutare, mi può dare qualche consiglio? Che cosa devo prendere? La brucola. Che cos'è la brucola? No, non credo di avere una... Ah, è uno strumento! No, una brucola, no. Un cacciavite a croce? Sì, forse sì, un attimo. Cacciavite a croce. Un cacciavite a croce. Beh, per aprire qua. Non è che ci riesco molto bene, lo so. Devo fare forza, lei dice. Devo usare una chiave a pappagallo? Una chiave a pappagallo. Dice uno che conoscevo io, diceva che con una chiave a pappagallo si risolve sempre tutto. Vediamo. No, non viene, professor. Devo provare con i mezzi duri. No, dice che sa, cioè è eccessivo. La sega è... dice di provare. E che devo fare? Devo mettere il disco, devo provare... Beh, insomma, forse un po' si muove, se vado a mano si muove. Possiamo tentare così. Prendo il disco, uno dei dischi. Sì, quello è. No, quale CD? No, i file, no. Stiamo con questi di... Come si chiama? Vinile, esatto, vinile. Ecco qua. Vinile. Come? No, sì, questo serve per la musica. Sì, per sentire la musica. Come la trasmetto? Vabbè, non è difficile. Prima di tutto, per voi non sono riuscito a sentire niente. Come? Devo usare la cuffia. Prendo una cuffia, è sicuro. No, e che ride? Perché ride? Mi sono messo la cuffia. Ah, non quella da bagno, la cuffia. Ecco qua, perfetto, la cuffia ce l'ho, professore. Che devo fare? Lei dice, una volta che l'ho sentito, come faccio a trasmetterlo? Ma io ci ho pensato, mo le faccio vedere come faccio a trasmetterlo. C'ho questo, professore. Questo è un geloso... Come dice? No, questo. Allora, che cosa voglio fare? Voglio mettere il disco di qua. Poi, registrare col geloso e il microfono. E sì, naturalmente, nel momento in cui... Come si faceva ai tempi del Festival di Sanremo? Nel momento in cui va la musica in pezzo, tutti devono stare zitti e si deve sentire la musica dal giradischi al microfono.
e poi dal microfono alla radio. Che cosa mi serve dal microfono alla radio? Il cavo, il cavo? No, il cavo, ah, non, il, non lo spago, il cavo. Ah, il cavo attraverso questo, cioè, pensa... sì, però secondo lei questo dove lo devo mettere? No, professor, va bene, siamo anche ciuccio, però lei non deve reagire in questa maniera. Lei mi dice le cose, queste cose non si dicono. Io sto tentando di fare il più possibile. Facciamo la prova, vediamo che succede. Io spingo, vediamo che succede. Oh, intanto noi ci vediamo stasera alle 21 in punto sulla pagina Facebook dei Capitani Coraggiosi per una trasmissione in videoconferenza. Sarà interessante, vi aspettiamo, mi raccomando, alle 21 in punto. Io vado, professor, io tento, vediamo. Spingo, eh? Seconda trasmissione di Capitani Stanno a Casa. Capitani, ti vedo provato. Sono provatissimo, non riesco a cosa qua chiuso, mi hanno rinchiuso, mi hanno, che ne so, legato, che ti posso dire? È tragica. Ciccio, alza il volume perché si è abbassato di nuovo. Di nuovo? Fratello, uno di voi sa tagliare i capelli. Sì, ma non come... Dovreste usare la macchinetta, come faccio io. Attraverso la videoconferenza, però. E quella è la cosa più difficile, perché già con gli occhiali è stato... Io stamattina ho pensato di fare in diretta il mio taglio di capelli. Ecco. Non era male come cosa. È una bella idea. Eviterò questo spettacolo. Beh, che stiamo a fare noi qua stasera? Come? Che stiamo a fare noi qua stasera? Niente, così per dire fesserie. No, per fare una mini trasmissione. I capitani restano a casa, stanno a casa, come l'abbiamo chiamata, non mi ricordo neanche più. E quindi, due pezzi per ciascuno. Uno internazionale e uno locale. Facendo finta che quello locale non sia altrettanto buono quanto l'internazionale. Invece lo è. Lo è. È identica la qualità, eh? Noi ci diamo sempre il meglio per voi, i nostri cari. Chi comincia? Comincia Polidori. Presidente. Parliamo da una cosa locale, via, partiamo dal locale, parliamo da un giovane talento, un nuovo pianista talentosissimo che si chiama Nicola Panarale, che è stato uno dei nostri primi ospiti negli house concert dei Capitani Coraggiosi. Il brano che interpreterà stasera per voi è una sua composizione che si chiama Allegria. Non ci resta che ascoltarlo e notare peraltro la grande virtuosità di questo grande strumentista. Nicola Panarale, Allegria. Grande Nicola. Thank you.
dall'House Concert di Nicola Panarale, il pezzo Allegria. Ricordate, Capitani Coraggiosi Radio, una garanzia. Scaramuzzi, tocca a te. Oh, invece io passo ad una cosa, invece, diciamo, internazionale. Vi facciamo vedere un video di Brian Blade. Brian Blade che con i Fellowship Band, che è questo... questo gruppo, questa band che diventa a volte una very big band, altre volte è un nonetto o un tenetto, come si dice? Decetto, decisivamente, insomma, suonano un ensemble e finiva un ensemble da 9, da 10, eccetera, eccetera. E questo è preso da un bellissimo disco del credo del 2018 che si chiamava Landmarks, e il pezzo è quello omonimo, come si usa dire. Brian Blade and the Fellowship Band, Landmarks. Thank you.
Ok, questo era Brian Blade con The Fellowship Band con Lemmers, e adesso tocca Ambrosi. Ambrosi è su, non è così. La mia proposta è locale ma internazionale. Mi piace la cosa. Tiziana Felle, che ci ha, è stata una delle più recenti visite nei nostri house concerts, e, che ha saputo abbinare questa proposta di elettronica con delle influenze, profumi jazz, e con una formazione ridotta, ovviamente, era solo un trio, però che suonava splendidamente, ci ha proposto Duke Ellington Sound of Love, e quindi Tiziana Felle, a voi. Brava, brava. Tiziana. Thank you.
Love blues that came.
Ed era Tiziana Felle con Duke Ellington, Soul of Love. Molinari, cosa ci proponi adesso? Devo proporvi una delle mie passioni assolute, che è il grande, il mitico Bobby Bland, il più grande balladore di blues che esiste. Per un momento ho pensato ad altre cose, meno male che... Bobby Bland. Abbiamo temuto. Il brano si attaglia perfettamente al momento storico, perché si intitola You Got to Hurt Before You Heal. Prima fammi del male prima di guarire, prima di risorgere. In pratica, in questo momento mi sembra il pezzo più adatto al clima generale. Ascoltiamolo immediatamente, Bobby Bland. Well, my Lord. Now, when you lose the one you love, your heart don't feel changed, especially when the sweet memories still hold a thrill, and just when you think the pain's all gone, don't fool yourself, 'cause here's the deal, that's the way love works. You got to hurt, Lord, well, before you heal. Boy, that's your hell. I say you're gonna cry. Oh, you're gonna cry. Then when the tears of angels start falling, they may stop falling all down your face, but they still fall. Oh, my Lord, we're down in your heart. Well, you never know how long the wound will take to heal. It might take months, could take. Yeah, that's the way love works. You got to hurt, Lord, well, before you heal. Look out, son. Blue Band, You Got to Hurt Before You Heal, almeno, più o meno.
il titolo è quello, più o meno. Il titolo è quello, più o meno. È bellissima la prova. Lo puoi ripetere proprio? È una Paganini non si ripete, Paganini ne fa solamente una e basta. Ma anche perché ogni volta io penso che stia parlando in georgiano, invece inglese, vabbè, tra il georgiano e l'estone. Ok, tocca a me, vero? Un qualche punto di greco. Una dei pezzi più sofisticati che ci è capitato di mandare durante questi 3 anni, molto particolare, A Voz do Morro, anche io quando parlo portoghese francamente sembro Molinari che parla inglese, A Voz do Morro, A Voz do Morro, sembra un ucraino. In questo caso l'ha interpretata in maniera magistrale da Paola Nezzano, accompagnata niente po' di meno che da Vince Abbracciante alla fisarmonica. Quindi sentiamoci Vince Abbracciante e Paola Nezzano in A Voz do Morro. Sou meu senhor, quero mostrar ao mundo que tenho lá. Eu sou o rei dos terreiros, sem o sol, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Sou eu que leva alegria para o meu Deus. Quero ser brasileiro, mas o samba, queremos samba, quem está pedindo para os vitórios do país. E o samba, vamos cantando essa melodia com Deus e Deus. Eu sou o samba, a voz do morro, sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou do rosto, serei sem sol. O samba, que não dará para Rio de Janeiro. Fui que leva a alegria para melhor. Para o melhor, corações brasileiros, para o melhor.
Agosto Morro erano Paolo Arnesano e Vince Abbracciante. Adesso è l'ultimo pezzo. Che sentiamo, Ciccio? Do io? Una proposta che l'anno, un disco uscito l'anno scorso che mi ha letteralmente entusiasmato. Neria, un gruppo inglese. Aspetta che non si sente, alza il volume. E quello di nuovo te l'ha abbassato. Cioè, c'è questa cosa che non riusciamo a spiegarci. Fermati. La telecamera di Molinari che gli fa le carrellate in avanti quando uno meno se l'aspetta e improvvisamente tu sei là e lo vedi e vedi Molinari fare questa, questo, l'effetto è questo. Che non so se mi spiego, sembra un film di Dario Argento. E invece a te improvvisamente se ne va. Vedi, prova adesso. Parla. Parlo, c'è. Grigia? Sei migliorato. Allora, il gruppo si chiama Neria, è un quasi all female band, sono quasi tutte donne perché l'unico maschio è il bassista. Nubia Garcia al sax tenore, Sheila Morris Gray alla tromba, Cassie Kinoshi al sax alto, Rosie Thornton al trombone. Si vede che stai leggendo! Non copiare, Ambrosi! Elise Excel alla batteria e Rio Kai, unico maschetto, al... un foglio di Excel alla batteria. ho capito male, no? Nel frattempo, non mi ricordo il titolo, ve lo dirò dopo, Neria! Thank you.
Quindi era Neria, non vi dirò stavolta il nome di tutti i componenti, il brano era The Fisherman. Grazie. Come si chiama? The Fisherman, il pescatore. Ah, The Fisherman, ecco, perfetto. Beh, abbiamo finito, questo è tutto. Dobbiamo rivederci tra una settimana, forse. Sì, più o meno tra una settimana. Con novità o senza novità, vedremo. Speriamo con qualche novità positiva, tutto sommato. Sì, ok. Ma io devo leggere una cosa. Ma... No, Antonio, aspetta, non rompo le scatole. Voi gli occhiali, gli occhiali. Oh, beh. Oh. Sì, sì, vanno bene. No, dai, dai a me che gli ripasso io, Antonio, dai, per favore. Ok, vieni. Ok, eccoli qua. Antonio, oh, mi prendi gli occhiali? Prendi. Ma che devi fare con gli occhiali? Grazie. Che devi fare con gli occhiali? Ti devo leggere una cosa. Giovanni, no. Moccate gli occhiali, allora aguzzate gli elici e poi fatevi elfi. Ecco. Ok, alla settimana prossima. Ciao.